Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su MotoGP 22 per continuare la 9 Season 2009. Allora, si va a Donington e mi sa tanto che ci sarà pioggia, bene o male. E io con la pioggia non ho questo gran rapporto, onestamente. Sembrare insegnante. Io ho paura di come potrebbe andare. però la vittoria rimane. Speriamo bene, ragazzi. In MotoGP è a 100 km alla fine di una strada bagnata. Se speriamo bene, che vi devo dire? Io sono pessimo con la pioggia. Non mi sono mai trovato a mio agio. Tra l'altro siamo con Dovizioso. Il buon Dovi qua sulla piazza di Donington. Non vado più veloce, Non vado più veloce degli altri con la pioggia io, Faccio fatica, niente. Sono cascato di brutto. Stavo a dire, faccio fatica con la pioggia, ho frenato troppo tardi, mi sa. Sarà dura. Sarà complessa. Forse per la prima volta avremo un po' di sfida. Forse sì. Ma perché non frena? Non frena la moto. No, vabbè, comunque è assurdo, Io non vorrei dire, ma è veramente assurdo. Sì, vabbè, buonanotte. Buonanotte sul serio. Non si gestisce la moto. Io con la pioggia ho un pessimo rapporto. Penso che l'abbiate capito un po' tutti e vabbè, io non è che non ne faccio un grosso problema perché ve l'ho anche detto, però. Ma porca miseria, non riesco a girare. Cioè la moto mi è veramente pesante. Sembra di guidare una barca. Dai, devo stare concentrato. Un giro è andato. Guarda che ne mancano solo due. Concentrato. Mamma mia. Dai, che stiamo. Ho sbagliato la curva. Però sono secondo. Vabbè, l'avvertimento. Pazienza. Sono cose che possono capitare. L'avvertimento. Niente, sono volato di brutto. Stavo a dire, l'avvertimento. Sono cose che possono capitare. Soprattutto a chi non sa giocare con la pioggia. Il trucco è non dare full gas. Sennò si casca di brutto, Se non dai full gas hai qualche possibilità di rimanere vivo, ma invece no, cado lo stesso. È che mi piego troppo. Bisogna stare attenti a dare il gas, perché se si dà troppo gas è la fine. Direi che non è il caso per niente. Allora, gli obiettivi li stiamo facendo, questo è l'importante, però insomma
Si fa veramente complessa la situa. Ma basta non frenare. Se non si frena va bene lo stesso. Anche perché paradossalmente è peggio frenare che andare tranquillo senza frenare. Cioè è più difficile frenare che andare senza freni, vabbè. Ma noi che ce frega? Basta fare gli obiettivi. Basta dar mezzo secondo al secondo e vincere questa manche. Per il resto sono contentissimo. Può succedere qualsiasi cosa. Sì, vabbè, un piccolo tagliettino che non mi ha segnato, quindi va bene lo stesso. Ma va solo che bene se non me lo segna. Ma poi mi tocca girare. Mamma mia, oh, mi tocca girare veramente lentissimo. In realtà sto facendo un giro veramente lento, però... Niente, mi si chiude dietro. Cioè, ho un po' frenato, leggermente, ma perché non posso frenare in sto gioco? Sul bagnato non si può frenare. A meno che... Oh, guarda. Dai. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Questo è l'importante, ragazzi. Il resto non conta. Il resto non conta. Ok? Allora, era la parte 1. Non so quante parti ci siano ad Honington, onestamente. Però era la parte 1. Duella con Rossi e chiudi in prima posizione. Ma piove ancora? Io non ce la posso fare, raga. Cioè, io non ce la posso fare. Io soffro veramente. Sempre peggio mi sembra, tra l'altro. Vabbè. Sempre peggio. Che sorpasso che gli ho fatto. Vabbè, difficoltà bassa, però bel sorpasso. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Ok. Ok, ci siamo. Benissimo. Altri 3 giri? Oddio. Mi verrà una sincope a fine episodio. Poche curve e potremo festeggiare quest'altro risultato. Ultima curva. Facciamola bene. Ok. Dai. Pure questa è andata. Con il buon Dovizioso. Primi. Penso che ci sia anche una parte 3. Non mi ricordo se c'è, ma ci dovrebbe essere. Vero? O dico male? Dico bene o dico male? Infatti. Chiudi. Devi salire secondo episodio. Terzo posto. Secondo posto. Quindi in terza posizione. La decisione è solo tua. Ma con chi sono? Scusatemi, No, altri 4 giri d'inferno qui. Aiuto. Colin Edwards. Oh, il buon Edwards. Il buon Edwards. Mi farò chiudere in terza. Che c'è il quinto. Che già entrano in quinto. Dov'è il terzo poi? Domanda. Vabbè. Ma io perché gli faccio certe domande? Perché? Non ce la faccio girare! Perché ogni moto è diversa dall'altra. Questa sul bagnato cade veramente facilmente. Ah, De Angelis ce la possiamo fare, vabbè, vicino. Prova sugli altri, che non so come cavolo faremo. Cioè, io non li vedo neanche davanti a me, scusatemi, però questa... Come farò a superarli se non li vedo neanche davanti a me? Una domanda, così.
Per parler. Per parler. Ok, quinto posto preso. Ho sbagliato. Niente. Al quarto c'è Pedrosa, che l'ho intravisto in realtà, eh. Lo vediamo anche da qua, dalla telecamerina, però... E io non ce la posso fare. Non ce la posso fare sul bagnato. È più forte di me. Più forte di me. È la cosa che proprio amo di meno, il bagnato qui, su questo gioco. 5 secondi, Pedrosa, e quando li riprendo? Ma voi siete fuori di testa. Ma guarda come guido. Ma quando li riprendo? Ma quando ci vorrebbe veramente un miracolo in questo caso. Altro che. No, vabbè. Io non so cosa dire. Io sapevo sarebbe stata una tragedia. Ma così tanto no. Non credevo. Vabbè, primo giro andato. Insomma, sono un po' preoccupato. Posso dire essere un po' preoccupato? Leggermente, eh. E mi sa che gli obiettivi non si riescono a prendere, a centrare. Ho questo vago presentimento. Ma che 4 secondi e mezzo, ho già preso. Sì, ma devo tipo forzare un botto. E questo è il problema, devo forzare, già che sono scarso qua. Guarda che roba. Vabbè, dai. È una tristezza sta gara, è una tristezza. Con calma. Con molta calma. Ah. Va bene lo stesso. Quattro secondi. Sì, ma il terzo come lo prendo secondo il gioco? O cade o non lo prendo? Qualcuno mi aiuti? Scegliete voi. Ma qualcosa deve succedere per far sì che io riprenda il terzo posto, perché sennò veramente, cioè, ma diventa impossibile. Ma stanno scherzando? Pedrosa sto arrivando. Forse se non casco. Ok, sono ancora in piedi quantomeno. Sono ancora in piedi. Pedrosa. Siamo per l'ultimo giro, eh. Sì, vabbè, non ce la farò mai. Cioè, non ce la farò mai. Cioè, il quarto può essere, ma il terzo no, eh. Ma è impossibile. Sto spingendo come un matto. Aiuto. Va là. Vola come la pemaia. Vabbè, senti, è anche gialla la moto, quindi fa anche fandanco la pemaia. Cosa stronzata. Andiamo avanti, va, che forse è meglio. Pedrosa, sono lì, so che tu mi farei passare, però io sono qui. Siamo amici, no? Ti ricordi di me? Così. E terzo avvertimento. Questa curva non riesco a farla, oh. Un avvertimento a giro ho preso praticamente in quella curva lì, eh. Sì, vabbè, senti. Niente, è difficile. È molto difficile. Devo essere estremamente onesto.
Mi è veramente complessa sta curva, ok? Perché devo prendere Pedrosa in un qualche modo. Beh, dai, ci sono però, eh. Se il terzo cade, ce l'ho fatta. Se non cade... Oi. Pedrosa? Ma il terzo non ce la farò mai. Cioè, devo fare un giro che manco... Che manco Verstappen in Formula 1. Non so come l'ho tenuta. Non ne ho idea, ma va bene lo stesso. Sto a fare un giro clamoroso. No! No, 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 no. Bravo, bravo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Non scappa. Non scappa. Cosa sto facendo, raga? No! Andiamo per i campi! Non so neanche cosa sto facendo. Randy! No! Aiuto! Mi sto divertì però. Mi sto divertì. Ah! No, vabbè. Ma che sta succedendo quest'ultimo giro? Randy, Randy. Voglio l'obiettivo. Voglio l'obiettivo, cavati da lì. Ah, bravissimo. Oh. Oh. Ma sai che c'è? Mi sto abituando un po' alla pioggia, finalmente. Ecco, appunto. Mi sto abituando alla pioggia. Stava a dì. Mi sto abituando, si vede. Però ho fatto un giro meraviglioso, Ma ho fatto un giro di quelli, ma di quelli veramente top, top class qua. Però basta, Donington, con la pioggia, vi prego, vi scongiuro con tutto me stesso. Vi scongiuro, io non voglio più fare Donington, ok? Brutte notizie per Lorenzo. Eccola. Non solo Rossi sta guidando meglio di lui, ma è più bravo anche a cadere. L'italiano è in grado di riprendere la gara, mentre la moto di Lorenzo è troppo danneggiata per continuare. Rossi rientra undicesimo. Ha 10 giri per recuperare posizioni. Chi toccherà mai? Terra, ma non fuori. Al contrario di Lorenzo, che è tornato ai box a guardarti. Il quartetto di testa è in fuga. Voglio morire. Ok, voglio morire ufficialmente. Il quinto posto vale 11 e 25 punti di vantaggio in classifica. Vabbè, ma io mi sono rotto le scatole di fare sta pista qua bagnato. Sì, vabbè, 6 giri. Qua mi serve veramente l'accompagno, Fra poco. Ma va, ma va, ma va, ma va. Niente, 6 giri di passione. Che poi no, non è vero, perché sono già al secondo. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Allora. E forza e coraggio. Ma guarda che roba! O comunque ogni moto ha la sua guidabilità, è incredibile sta cosa. È estremamente realistica. Dobbiamo arrivare quinti? Ok. Ci si prova. Ma direi che è fattibile, dai. Cioè, è più fattibile questo che quella di prima di Edwards, Quella di prima era veramente tosta da fare come sfida, in generale. Non frena sta moto, frena più quella di Edwards.
molta calma. Siamo ottavi. Siamo ottavi. Oh, per una volta non prendo un avvertimento qui. Penso che sia un evento clamoroso. Non era mai successo. Oh, dai. No, niente. Mi si è alzata la moto mentre stavo frenando all'inizio? Mi sembrava anche a me. Così da nulla mi si è veramente alzata e... Ma cosa fa? Boh, vabbè. Vabbè, che voi dovete sapere che io ho un pad che è mezzo rotto. La levetta sinistra mi fa drifting. Oggi mi arriva quello nuovo, però ancora quello vecchio. Di conseguenza, se faccio qualche errore può essere anche per il pad, oltre che per le mie incapacità. Perché... parliamoci chiaro, non sono sto fenomeno, però alcuni errori forse dipendono anche dal drifting a volte, che mi fa la levetta, non lo so. Vabbè, senti, è stato uno sbaglio. Ho preso un po' forte forse questa curva, eh. Melandri. Niente, ho rosicato di continuo. Perché sta cosa? Andò meglio con Edwards. Perché è tutto dire. Vabbè, ho sbagliato. Ho preso un po' troppo di cattiveria. Va largo lui però, Siamo già sesti. Vabbè, oh dai. Sta facendo schifo, però almeno siamo sesti. No, ma perché? Ma perché mi si blocca così? La moto si blocca proprio quando devo curvare. È agghiacciante questa cosa. Allora, oh, c'è buon Edward che è quarto davanti a noi. Mamma mia. Sì, poi? Ma che è? Fast and Furious Tokyo Drift? Sta diventando? Beh, va là. Per cortesia. Sta curva, oh. Sta pista col bagnato, poi, non è la curva, perché... La pista è molto veloce. E col bagnato è bella tosterella, eh. Veniamo larghi come sempre, ormai è un'abitudine. Basta che non si cada. De Angelis. Sto arrivando. De Angelis. Aspetta, De Angelis, ma che c'hai paura? Ma che c'hai paura? Da un tocchettino, qua e là. Ah, Edward, scusa, non volevo. Vabbè, siamo quarti, un po' così, però siamo quarti. Ok, ce la si è fatta, Mamma mia. Ce l'ho fatta. Sto tipo morendo dentro, perché farsi qua...
Alla fine qui ci siamo fatti qualcosa come almeno 15 giri tranquilli sul bagnato. È devastante per me che non mi piace il bagnato, eh. È devastante, onestamente è devastante. Ma in teoria dovrebbe essere finito il capitolo Donnington. Così, eh. Il quinto posto di Rossi gli vale un vantaggio di 25 punti su Lorenzo. I was lucky because it was just a small crash. 11 points are like gold for the championship. Yeah, for sure, he has been a little bit lucky. My bike was completely destroyed. This is not over. There is 7 races to the end. Things can change. Berno! Dopo l'estate si torna in pista per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Rossi, Lorenzo e Pedrosa partono in prima fila. Casey Stoner è in Australia. Su ordine dei medici, sarà costretto a saltare le prossime 3 gare. Il mondo della MotoGP è incredulo. Casey Stoner smette di correre per 2 mesi perché è stanco. I piloti sono dei duri, non fanno cose così. Corrono con le ossa rotte, non si arrendono. You know, people just don't understand that, you know, when you're not competitive and you're getting worse each race, there's no sense to just keep going. You know, you've got to stop, find the problem and fix it. You know, if a bike isn't running right and you're nowhere near competitive, you have to stop, try and fix it and continue. So it's no different with the human body, and you know, this is what we needed to do. E così il campionato diventa ora un duello tra Rossi e Lorenzo. Per forza. Rossi è partito forte, ma Lorenzo gli dà la caccia. A 6 giri dalla fine e a ridosso di Rossi. I know that Jorg is very strong from the pace on the practice. He was also faster than us, but we make a good modify after the warm up. I have a better feeling with the front of my bike. When you overtake me, I was ready for the battle. Ragazzi, duella con Lorenzo e chiudi in prima posizione. Nove Germine, Lorenzo sta arrivando, puoi sentirlo. Preparati alla battaglia. Allora, con molta calma, non subire sorpassi, vabbè, si può fare, credo, no? Adesso però ad abituarsi ad asciutto non è semplice, dopo 300.000 giri col bagnato. Ultimi attimi, prima delle ultime curve, che sono queste, per concludere anche questa sfida. Fatta in entrambi i punti, perché Lorenzo ovviamente è stato strabattuto, e non subire sorpassi l'abbiamo fatto. Non so se ci sarà altro di Bernot, onestamente, perché siamo già al 19° giro. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Andiamo avanti intanto e vediamo un attimo. When I catch him, I tried to open a gap, but I was struggling a lot and was a little bit tired. So I did a mistake in one braking and I crashed. No, veramente? For sure, the championship is almost impossible. È il punto di svolta. Gli errori. Gli incidenti. Gli infortuni, la pressione, i punti. La differenza tra Lorenzo e Rossi è la stessa che c'è tra ambizione e successo. Pedrosa segue Rossi sul traguardo. Con Lorenzo e Stoner fuori, c'è spazio per un altro pilota sul podio. Andrea Dovizioso o Tony Elias? Chi sarà dei due? Ah, ecco, c'era qualcos'altro, mi sembrava troppo corta, no? Resiste attacchi di Dovizioso. Sul podio. Nell'ultima gara sei caduto mentre eri in testa. Gran premio di Inghilterra. Come un anno che non sale sul podio, ammazza, oh. Dovizioso, sì, che guida una Honda ufficiale appena migliore della tua, che invece tre è giri. Di un satellite. Tre giri di passione.
Beh, si può fare, dai. Ho fatto di peggio nella mia vita, ho fatto di peggio. Stacca dovizioso almeno mezzo secondo. Vabbè, l'ho già fatto, no? In teoria. Allora, direi che ce l'abbiamo fatta. Direi. Perché alla fine siamo secondi, addirittura vicino anche a Valentino Rossi. Ma la difficoltà bassa fa il suo lavoro, questo è vero, Questo è vero, si vede che c'è la difficoltà bassissima. Cioè, recupero tantissimi secondi a tutti. Niente, a parte che casco come un pirla, che ormai non ha neanche più senso cadere. Niente, non riesco a far sta curva. Ragazzi, non riesco a far sta curva. È impressionante. Ammazzo. Sono arrivato vicinissimo a Rossi comunque. Vicinissimo, vicinissimo. Allora, la quarta parte è stata fatta. Mo vediamo che succede, perché qua è sempre una sorpresa. È sempre una sorpresa. Ah, è Lorenzo che è cascato. Ok, no, perché dicevo che c'ha davanti Rossi. Today is very tough because Jorge in the practice go with a fantastic rhythm. So I try to make the perfect race, great start, push like a devil more than 100%. Thanks to Jerry, to my team and to Yama because today the bike was perfect. We have to stay concentrated, keep pushing because the championship is so long. We have 50 points of advantage, but for sure in 2 weeks in Indianapolis, Lorenzo try another time to arrive in front of us. Indianapolis. Lorenzo scende in pista a Indianapolis vestito da Capitan America. Dimostra sicurezza. Ha firmato di nuovo con la Yamaha per il 2010. E vuole il posto del capo. We can win still, but it's a difficult point. Our goal is to enjoy, try to get some podiums and some victories if possible. Dani Pedrosa in forma, va forte ed è il primo in ogni sessione di prova. La sua partenza è perfetta. Quando lui partiva, ma finisce per spingere troppo. Non questa volta, però quando lui partiva era già andato, bello che è andato. Un altro duello tra Yamaha. Allora, questo duello, chi semina vento raccoglie tempesta. Pressione. Vabbè, pressione, poi pressione. Ci penseremo. Tutto addosso a lui. Lo faremo tu nel. Da perdere. Dacci dentro. Va bene. Superalo e prendi il. Ok, lo farò nel prossimo episodio, però. Che ormai basta. Allora, prossimo episodio andremo a fare Indianapolis. Ok. Va bene. Indianapolis e probabilmente Misano, esatto. Manca veramente poco alla fine, perché dopo la prossima volta ne mancheranno 4, quindi altri due episodi circa. Vedo un'altra gara bagnata o sbaglio? Mi auguro di sbagliarmi. Comunque ragazzi, tutto, vi ringrazio e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!